almeno 10 anni che a Molfetta esiste il comitato di quartiere, che dovrebbe essere, come tutti i comitati del genere, propositivi, con una funzione stimolante, soprattutto nei confronti delle istituzioni. Certo, non è un tema che si può liquidare con qualche battuta, ci si rende conto, ma per aprire l'approccio molto serio con questa tematica, ecco, io do subito una primizia ai nostri telespettatori. È stata una casualità, ma ho appreso che proprio stamani i qui presenti ospiti in rappresentanza del Comitato di Quartiere di Molfetta Vecchia hanno avuto un incontro abbastanza significativo con il sindaco, quindi un'attualità assoluta su questo tema. Signor sindaco, che cosa vi siete detti? Non certo uno scambio di opinioni, perché io so che le amministrazioni comunali, anche quelle precedenti a quella che lei presiede, so che si sono occupati, anche se in maniera forse discontinua, disomogenea, eccetera, si sono ripetutamente occupate di come recuperare la vivibilità di Molfetta Vecchia. Dall'incontro di stamani è scaturito qualche segnale particolare? Sì, gli amici, tra l'altro presenti in questo incontro televisivo, mi hanno rappresentato condizioni di particolare disagio del centro storico, peraltro difficoltà che erano conosciute e per le quali abbiamo cercato stamattina di verificare le possibilità di interventi realistici, immediati, che servissero a risolvere in parte i tanti problemi da cui è afflitto il nostro centro storico. Le valutazioni che venivano fatte da parte dei rappresentanti del Comitato di Quartiere sottolineavano una emergenza, quella del centro storico, in relazione ad aspetti di ordine pubblico che pure esistono, non perché siano presenti solo nel centro storico, se ne può trovare traccia anche in altri ambiti territoriali nella nostra città, ma in questo contesto si evidenziano e si aggiungono a quelle valutazioni e quelle considerazioni di degrado ambientale che il servizio televisivo ha posto in evidenza. E come quindi dare delle risposte? Innanzitutto recuperando una vigilanza maggiore di quella che sin qui è possibile vedere, notare. Io ho avuto anche un contatto con il comando di polizia municipale perché si possa realizzare, e lo verificherò anche nella giornata di domani, una presenza più assidua e più significativa da parte di vigili urbani anche all'interno e non soltanto alle porte della città vecchia, anche all'interno, perché questo segnale, questa presenza, concordavamo con gli amici rappresentanti del Comitato di Quartiere, con il passaggio di vigili motociclisti, possa segnare e contraddistinguere un deterrente specifico per qualche presenza anomala o per qualche eventuale presenza di soggetti a rischio o con tendenza a delinquere. Questo è un segnale. Gli approfondimenti sono seguiti sempre in questa direzione, verificando la possibilità che vi sia un avvio, questo concreto e operativamente certo, dei lavori di pubblica illuminazione all'interno del centro storico, non perché la pubblica illuminazione all'interno del centro storico, che andava comunque potenziata, risolvesse di fatto un problema di ordine pubblico, ma costituisce anche questo un deterrente specifico. E io ho avuto occasione in loro presenza di contattare l'ingegner De Gennaro, che è il progettista per questi lavori di illuminazione, e da lui ho ricevuto l'assicurazione che i lavori, peraltro già affidati all'impresa Poliseno, possono nel più breve tempo iniziare. Queste sono delle possibili risposte. Vi sono altri stimoli, altre utili provocazioni.
che il comitato di quartiere mi ha rivolto è quello in ordine all'osservanza concreta di un'ordinanza che è antica, ma che non trova molto riscontro cosiddetto applicativo. Quello del divieto di accesso dei veicoli all'interno del centro storico è un problema sul quale io stesso ho posto l'accento stamattina e chiederò che vi sia un'attenzione non solo teorica, ma si abbia riscontro pratico, oltre a problemi che specialmente Don Nicola evidenziava di pulizia all'interno del centro storico, per cui ho ritenuto, sempre in loro presenza, di stabilire anche un contatto, così in maniera formale, ma pur per le vie brevi, telefonico, un contatto telefonico con l'azienda dell'AMNU, perché si abbia la possibilità di recuperare un'attenzione maggiore in ordine alla pulizia, non soltanto del centro storico, ma parlavamo anche della parte antistante, e se vogliamo anche retrostante il Duomo, che vede per la preziosità dello stesso nostro Duomo la presenza e l'affluenza di turisti.